Allora, passiamo al punto 3. Passiamo al punto 3 ed è una proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma della consigliera Ficcardi, azioni di salvaguardia della Valle Galeria e Agro Romano. Protocollo numero RC 26745-2018. Su questa delibera devo dare delle informazioni. Allora, sull'atto preparato sono state inserite dei commenti, delle osservazioni che in realtà non sono passate in commissione. C'è stato un errore di, me ne scuso, un fraintendimento con la segreteria, e quindi c'è una parte di testo che in realtà non è assolutamente stata passata in commissione, non è stata votata, quindi è stata per errore inserita sull'atto. Volevamo col direttore far capire a tutti se è possibile, diciamo, barrarla direttamente, perché non è, abbiamo confrontato grazie all'ufficio consiglio ciò che è stato votato in commissione, ciò che è stato riportato sull'atto, quindi il modo più semplice è o barrarlo direttamente e diamo lettura della parte che effettivamente è stata messa in più, e, altrimenti l'altra soluzione, ma questa era l'escamotage, diciamo, di backup che ci eravamo trovati, era quella al limite: se non siete d'accordo facciamo semplicemente un emendamento e cassiamo la parte che è stata in più. Mi scusi, Presidente. Sì, certo. Ai fini del regolamento è necessario, visto che passa in aula, un emendamento che cassi il... Io non ho nessun problema, sì. Perché è un atto già formalizzato a tutti i consiglieri, e quindi io ritengo, poi il direttore sì, assolutamente. Può dare il consiglio giusto. Presidente, bisogna assolutamente fare un emendamento d'aula per cassare... Se si tratta di un mero errore materiale non c'è bisogno di nessun emendamento. Assolutamente no. Perché non è un errore materiale di una parola, è un errore materiale, non è stato, non è stato votato, le osservazioni non sono state votate e sono state erroneamente riproposte. Scusate, richiedo se è stato un errore materiale, non penso. L'errore è materiale. Okay, allora è stato aggiunta una parte in più di note che assolutamente non sono state votate in commissione, abbiamo controllato. Il verbale della commissione non riporta quello che è scritto sull'atto, quindi se permettete è un errore di segreteria. Io più di questo non posso dire. Poi come lo vogliamo risolvere, lo risolviamo come. Guarda, io meglio dico, la proposta iniziale già del direttore lo contemplava questo aspetto, che bisogna fare un emendamento per cassare la parte di una delibera presentata. Oggi quell'atto è formale ed è in aula. Dobbiamo votare un atto già ammesso in ordine del giorno con quella scritta. Assolutamente, per salvare la forma è necessario un emendamento che cassa quelle righe aggiunte anche in forma errata. Sì, collega, proprio un secondo per spiegare. In sostanza noi ci siamo già direttamente in sede di commissione abbiamo approcciato direttamente solamente alle modifiche, quindi abbiamo dato lettura e abbiamo discusso di tutta la parte del deliberato, che è quello che abbiamo poi votato. Io però avevo inviato per fare in modo che poi, insomma, ci fosse una copia per tutti, un documento completo con tutte le cose che avrei voluto, cioè era stato preventivamente inviato alla segretaria, alla quale era stato dato il documento e il file corretto, ma in realtà poi, insomma, però non è un problema assolutamente, posso tranquillamente fare un emendamento, anche se in realtà di fatto questo è come se fosse stato aggiunto un qualcosa che appunto non rientra, è assolutamente un vizio, cioè, non forma, è proprio quello che abbiamo discusso in commissione. Possiamo fare una conferenza dei capigruppo 2 minuti? No, ma lo facciamo, non è certo. Se volete farla si fa, non c'è problema, io non ho problema. Allora, io voglio ribadire, la prima proposta era stata con gli uffici di eliminare la parte, perché è un errore vero e proprio. La seconda, chiaramente, ma è la seconda, era quella di arrivare a un emendamento. Va bene, allora andiamo in... chi ci sono, capigruppo? Sì, ce ne sono 3. Allora andiamo.
perché non si è capito sinceramente da dove abbiano preso, perché io ho la copia che ha inviato la consigliera Ariano ed è stata messa a verbale, non c'è proprio scritto quel pezzo, quindi se la segreteria inventa pezzi non è che possiamo considerarlo. Vabbè, andiamo avanti con sto emendamento, cioè comunque sì, veramente creativa. Dai, andiamo avanti, si spiega nella presentazione che c'è un pezzo in più, dai. Diciamo che è la cosa più semplice, però magari lo spieghiamo, perché io qui quello che è stato messo a verbale non c'è proprio. Vabbè, dai, andiamo avanti. Emendiamo per errore, si spiega, dai, non c'è nessun problema, basta che andiamo avanti. Allora, cominciamo intanto con assolutamente con la relazione sull'atto. Certo. Allora, presento l'atto. Dunque, questa proposta di delibera è a firma della consigliera Capitolina Ficcardi. Come si vede dall'oggetto, ha per obiettivo quello di per favore, scusate, consiglieri, un po' di tranquillità. La consigliera, si tratta di avente ad oggetto le azioni di salvaguardia della Valle Galeria e Agro Romano. Dunque, diciamo che l'obiettivo maggiormente che si pone questo atto è quello di attivare delle azioni di salvaguardia a tutela di aree adiacenti Malagrotta, Pantano di Grano e Malnome, realizzando così una vassaria a protezione del SIC, cioè di sito di interesse comunitario Macchia Grande, e il Parco Nazionale Riserva del Litorale Romano, ricomponendo così il valore paesaggistico ancora presente nel territorio, che comunque nel corso degli ultimi decenni ha avuto, è stato oggetto oramai di gravi problemi ambientali. Quindi in sostanza le azioni che verranno poste in essere nella Valle Galeria sono orientate in questa direzione. Noi abbiamo discusso quest'atto, abbiamo letto, abbiamo ragionato su alcune di quelle che potevano essere delle precisazioni a livello del testo, per renderlo leggermente più fruibile, e comunque dei riferimenti un pochino più esplicativi. Tant'è infatti che abbiamo rappresentato in sede di commissione e abbiamo votato un insieme di osservazioni che attenevano unicamente alla parte del deliberato. Ora spiego qui la parte attenendo solamente al deliberato. Qui si fa riferimento anche ad un premesso che non è stato proprio oggetto né di discussione né di votazione nell'ambito di quella seduta. Pertanto non so se sia in questa occasione il caso di leggere tutta la parte che comunque è stata votata, oppure i colleghi hanno comunque preso visione del documento. Non credo che sia necessario, anche perché vuol dire è un atto che sicuramente ha una certa rilevanza al momento, si potrebbe dire non ha rilievo nel nostro territorio, però ovviamente si tratta di territori che nel tempo hanno subito per conto dei vari di tutta Roma una serie di situazioni sicuramente disagiate. Noi ci teniamo al fatto che ovviamente ci possa essere un'accoglienza da parte dei colleghi di tutte le forze politiche. Grazie. Sì, ci sono interventi? No, onestamente devo dire io non ho capito quest'atto che cosa vuole. L'hai letto? Oddio. No, lei lo relaziona, del resto, però io non ho capito. Lei ha omesso di dire delle cose molto importanti. Magari la pregherei alla fine della discussione di raccontarci realmente a che cosa si riferisce e che cosa propone,
perché siccome si tratta di urbanistica e si tratta di Regione Lazio, le variazioni che si chiedono per queste due porzioni di territorio, per la salvaguardia, riguardano anche la Regione Lazio, perché qualsiasi variazione di carattere urbanistico sono interessati da un passaggio alla Regione Lazio. Quindi gradirei alla fine una puntuale ricognizione di quello che Presidente, stiamo ma io votando. Non penso che il consigliere possa chiedere ad un altro consigliere. Ma che, cosa io farà. Immagino che questo sia il suo intervento e lo considero tale, quindi fatelo finire. Per me è il suo intervento, poi dire. Se voi volete rispondere, questo è il suo intervento. Mi perdoni, Presidente. Che è una sua opinione, chiaramente. Cioè, al capogruppo. Cioè, deve dire che deve avere tranquillità, perché non siamo qua a pettinare le bambole, siamo qua per fare delle cose molto serie. Allora, vada avanti col suo intervento, allora, consigliere. Dico, si cosa tratta... serie leggersi gli atti quando arrivano in posta? Consigliere, per favore, andiamo avanti. Io ritengo di essere offeso. Vada avanti. Più profondo, certo, perché io li leggo gli atti, caro Attilio. Finiamo questo dialogo e lasciamo la parola al consigliere Ciancio. Dice... Certo, sto dando la parola a lei. No. Io non so. Allora, quindi, siccome si tratta di una proposta di deliberazione di un consigliere che si chiama, è una donna, Ficcardi, io non la conosco, ma si propone di salvaguardare una zona che è molto degradata e cita due zone in particolare che oggi vi state accingendo a fare un emendamento per cazzarle. Io vorrei capire di più, siamo in aula, e allora dov'è il posto più democratico per capire queste variazioni, dove bisogna eseguirle? Allora, non posso pensare che un consigliere si alza, me lo dice il presidente autorevole, mi sembra che mi richiama spesso se io vado fuori traccia, invece che il capogruppo pentastellato si possa prodigare a dire quello che un consigliere deve fare qua. Stiamo calmi perché l'educazione va rispettata, io la rispetto quando parla. Lei per può favore. Dire quello che vuole. Io non andiamo posso... avanti, sì, vado avanti, certo. Quindi, se gentilmente, visto che dobbiamo, per errore formale, errore materiale, qualche magari refuso, c'è presenza di tre periodi che stanno nel corpo della delibera che devono essere cassate, preferirei che nella discussione venisse letto la parte che deve essere cassata con un emendamento. Mi scusi, quello è l'emendamento, arriva dopo, sì, perché altrimenti io boccio pure la questione dell'emendamento e la cassiamo direttamente perché è un errore d'ufficio. Quindi io voglio dire, voglio essere molto paziente oggi, però quando si parlerà dell'emendamento si parlerà dell'emendamento, adesso si sta parlando della delibera, vada avanti. E quindi, visto che nella delibera ci sono questi c'è qualcosa che deve essere spiegata, gradirei alla fine che mi spiegasse precisamente queste due zone, cosa riguardano e quale variazione urbanistica devono assumere per essere stralciate dalla delibera. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io lascio la parola alla consigliera Ariano per l'ultimo intervento della discussione. E non posso nemmeno, c'è l'emendamento prima, se veramente vogliamo fare un emendamento, e se vogliamo fare un emendamento mi deve essere presentato per iscritto. Quindi l'avrei scritto nel frattempo se... Ah no, ma non è, io non ce l'ho con lei, è solo per dire che a me già sembra assurdo dover fare un emendamento su un errore che non è del Consiglio né della Commissione, ma un errore del personale di segreteria. Lo facciamo per tranquillità di tutti, ma veramente vorrei un po' di pazienza, perché si è capito perfettamente, ho qui il foglio della Commissione. Mi scusi, è Presidente, in se più... in capigruppo è stato deciso che si fa l'emendamento, si faccia l'emendamento. Stanno scrivendo, chiudiamo. Benissimo. Allora, diamo il tempo di scrivere l'emendamento. Dalla parola alla parola cui deve essere cassato. Non credo ci sia neanche bisogno di spiegare tanto. È un errore di segreteria, se volete chiamiamo la segretaria, perché solo lei può darci lumi. Dalla niente. Non è che la Presidente può spiegare gli errori di qualcun altro, insomma.
Presidente, mi scusi, nel frattempo che facciamo? Sospendiamo un attimo? O aspettiamo? Non lo so, mi dica lei. La possiamo considerare sospesa fino al tempo in cui non viene scritto e depositato l'emendamento? Certo, grazie. Direttamente poi ce lo ridarà alla Presidente che dovrà illustrarlo. Sì, sì, tranquilla. Sì. Domani poi lo può vedere con gli uffici, sì, non c'è problema. Sì, 5 minuti per l'emendamento, sì. No, no, non c'è. Basta l'emendamento. Dunque, grazie Presidente, colleghi consiglieri, nell'ambito della documentazione che ci è stata inviata dobbiamo prendere in esame solamente la parte del documento che fa... Leggo l'emendamento, soppressivo, si cassano le parole da nel premesso che al dell'Aniele, punto e virgola, presenti per mero errore materiale, non lette né votate in sede di commissione. Nel premesso che, quindi da nel premesso che a dall'Aniene, punto e virgola. Parliamo ovviamente delle osservazioni. Parliamo delle osservazioni ovviamente, io, nel senso che cioè, qui abbiamo espresso parere nei confronti di una deliberazione di iniziativa di una consigliera capitolina, pertanto noi anziché diciamo così, esprimerci meramente sui contenuti dell'atto, abbiamo voluto in sede di commissione fare in qualche modo proprio quell'atto, quindi apponendo delle osservazioni, appunto come spiegavo prima, in precedenza nella fase di presentazione di questo atto, cercato di riformulare, aggiungendo e cercando di chiarire secondo quello che è stato il comune sentire nell'ambito della commissione per rendere più fluido il tutto. Se necessario rileggo tutte le osservazioni, però voglio dire non credo che... Stiamo parlando dell'emendamento, solamente l'emendamento, non complichiamo le cose, basta così, è stata chiarissima. Grazie, è stata chiarissima. Ci sono interventi sull'emendamento? Ci sono interventi sull'emendamento? Abbiamo capito prima che può parlare una persona per gruppo. Sì, grazie. Sì, Presidente. Certo. No, ho capito finalmente qual è la parte da cassare e quindi le osservazioni aggiungere ai seguenti periodi: nel 2013 i rappresentanti di Roma Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma hanno formulato una proposta di pubblico interesse per due porzioni di terreno distinte nel municipio undicesimo, di cui tra via Pisana, come dicevo, Fosso della Breccia e via della Magliana, la seconda tra via Mainome e via Muratella. Quindi arriviamo in fondo dove ci sono 4 periodi, questa parte viene cassata perché non si ritiene di inserirla in delibera. Ma no, è diverso da quello che dice lei, non è che non si ritiene di inserire in delibera, non è mai, non è mai stata votata da alcuno. Perfetto, quindi questa roba non c'era nella formulazione del voto di commissione, ma è subentrata così spontaneamente perché è arrivata per... Così, casualmente è arrivata questa... Vada lei a chiedere alla segretaria per quale motivo, a noi non interessa. Sì. Benissimo, l'importante è che si faccia l'emendamento per levarlo, visto che non... Certo. Grazie Presidente, grazie consigliere. Ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto sull'emendamento? No. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora lo ripetiamo perché non abbiamo contato. Scusateci, siamo un po' stanchi, è lungo questo consiglio. Allora, favorevoli? Tutti all'unanimità, perfetto. Adesso la delibera è riportata alla sua forma originale da commissione. Benissimo, è stata...
Allora, se vuole può fare l'ultimo intervento, diciamo, in chiusura dell'atto, ma non dipende da lei, insomma, se vuole farlo o meno, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto sulla delibera emendata. Solo dichiarazioni di voto? Ok. Allora, se non c'è l'intervento del relatore, della relatrice, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? No. Se non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo in votazione. Allora, il parere espresso è favorevole, vero, con le osservazioni che tutti ormai abbiamo, perché mi sembra che tutti abbiano copia. Chi è favorevole al parere favorevole? Contrari? Astenuti? Tredici voti favorevoli e 3 astenuti, quindi l'espressione di parere viene approvata. Siamo all'ultimo punto. Proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Biondo e Vitrotti, avente ad oggetto costituzione di parte civile di Roma Capitale a seguito aggressione fioraio chiosco, sito in piazza Arulenno Celio Sabinio, angolo via Lemonia, del 3 settembre 2018. Lascio la parola a chi delle due firmatarie? Alla consigliera Biondo. Grazie Presidente, cercherò di essere breve, non circoncisa come dicono in Parlamento. Allora, la risoluzione in oggetto è stata presentata il 5 settembre perché, come sapete, qualche giorno prima, mi sembra proprio il 3 settembre, il fioraio... sì, esatto, nella notte tra il 2 e il 3 settembre il fioraio di piazza Arulenio Cereo Sabino, ovvero di fronte alla chiesa di San Policarpo, angolo via Lemonia, ingresso parco degli acquedotti, così tutti abbiamo capito di cosa stiamo parlando, il fioraio è stato aggredito da una coppia di ragazzi italiani. Il signore, che si chiama Ana Eid Gerges Bolas, mi scuso con lui perché sicuramente non l'ho pronunciato bene, che ha origini egiziane, è stato picchiato ripetutamente, insultato e rapinato di parte della merce e dei fiori. Alcuni cittadini della zona hanno sentito questo, diciamo, frastuono e hanno chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute immediatamente al fine di avviare le indagini, e queste indagini sono attualmente in corso. Come sapete, non si tratta purtroppo del primo episodio di aggressione a sfondo, diciamo, razziale nel nostro municipio, ma sono state tante le intimidazioni e violenze a danno dei cittadini stranieri nel nostro municipio. Abbiamo già parlato in questa sede del fruttivendolo di Cesare Baronio e di altre situazioni del genere. E io credo che su questo, diciamo, il municipio non possa tollerare che nel nostro territorio accadano episodi e situazioni del genere. È chiaro che ci sono delle indagini in corso, bisognerà attendere l'esito di queste per ricostruire con esattezza la dinamica dell'aggressione, ma appunto perché qui bisogna prendere delle posizioni politiche, io credo che questo Consiglio debba ancora una volta, dato che non è stato fatto immediatamente, contrastare con chiarezza gli episodi di questo tipo che, appunto, ripeto, nella nostra città si fanno sempre più, si presentano con maggiore prepotenza, e quindi anche in questo caso, come abbiamo fatto, anche se era una situazione diversa perché era, diciamo, un'intimidazione di carattere politico, vi ricorderete, abbiamo presentato la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Roma anche quando sono stati aggrediti quei ragazzi nella sede del Partito Democratico di via Covenda sub Augusta. Ecco, in quel caso le notizie sono positive perché poi le indagini sono andate avanti e i responsabili di quella aggressione sono stati individuati dalle forze dell'ordine, che con l'occasione
io credo dobbiamo ringraziare per il lavoro svolto, anche in questo caso proprio perché il Comune di Roma e quindi questo municipio non deve tollerare che nel nostro territorio accadano episodi del genere e che a maggior ragione in questo momento storico è importante fare sentire i cittadini stranieri che abitano nel nostro municipio, farli sentire a casa loro perché lavorano, pagano le tasse, mandano i figli nelle nostre scuole, frequentano le nostre associazioni, i nostri corsi di lingua, i nostri corsi di ballo e li vediamo quotidianamente nel nostro municipio. Noi vi chiediamo su questo di prendervi anche voi una responsabilità e quindi di votare quest'atto che chiede alla Presidente del Settimo Municipio di attivarsi per chiedere alla Sindaca di Roma di far costituire Roma Capitale come parte civile nel processo contro i responsabili di questa aggressione, chiaramente nel caso di rinvio a giudizio dei responsabili in questione. Grazie. Interventi? Ci sono interventi? Consigliere Ariano. Intanto, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Intanto ringrazio le consiglieri, i consiglieri del Partito Democratico che hanno dato modo di parlare anche in questa occasione di ciò che avviene nel nostro territorio. Questo è un episodio che esprime sicuramente un grande degrado, un atto di violenza gratuita di cui purtroppo in questi anni nella città di Roma ci siamo insomma sempre più in qualche in qualche modo forse assuefatti. La città infatti nell'arco, insomma, le società nel momento in cui comunque si degradano necessariamente portano ad un aumentare, a un moltiplicarsi di varie tipologie di atti violenti. Purtroppo soprattutto nelle periferie, noi che comunque governiamo un territorio che va dalla città consolidata sino appunto a territori diciamo molto più esterni, evidentemente abbiamo tantissime casistiche di situazioni particolari, eppure la violenza si trova anche laddove magari si tratta di quartieri o di zone che sono sicuramente meno disagiate rispetto alle vere e profonde periferie. Nell'esprimere la piena solidarietà alla persona che è stata oggetto di questa violenza, io mi permetto di esprimere la vicinanza di questa istituzione che sta da sempre dalla parte dei cittadini onesti, di quelli umiliati e oltraggiati dagli individui violenti e senza scrupoli, che purtroppo fanno dimostrano di aver reso la violenza il loro stile di vita. Mi sento però questo specifico tema divergere leggermente, non tanto nel senso sostegno nei confronti di questa posizione, ma anche e soprattutto perché il delitto d'odio, che è un reato molto grave, prima di essere, deve avere comunque degli elementi per essere configurato, e si configura in varie situazioni, non solo quando il soggetto danneggiato è un soggetto che fa parte di un'altra nazionalità. Tant'è infatti che solamente negli ultimi mesi, senza andare troppo a ritroso, abbiamo avuto il 16 di agosto, è stato aggredito in strada a colpi di bastone, prima sul braccio e poi sulla testa, un lavoratore dipendente dell'ippodromo di Capannelle. Poi il 22 di giugno è stato definito una spedizione in stile Gomorra al Tuscolano, è stato massacrato un tatuatore e picchiati i clienti all'interno del negozio, in una via che non è neanche tanto lontana da qui, in via Quinto Pedio. A maggio, queste sono notizie che ho reperito ovviamente dalla stampa, che ricordavo qualcosa e che ho rireperito ovviamente, una ragazza è stata picchiata in strada fra i passanti che sono rimasti immobili, nessuno ha fatto nulla. Ancora, lo scorso 20 ottobre 2017, una piccola baby gang, chiamiamola, che è stata definita anche la baby gang del Tuscolano, è stata identificata perché in otto hanno picchiato
dei ragazzini tra i 15 e i 17 anni in un vagone della metro hanno picchiato un altro coetaneo, semplicemente perché si era lamentato delle spinte all'interno del vagone troppo pieno, immagino. Ancora, il 23 gennaio scorso un venditore ambulante è stato picchiato in via Tuscolana. Ancora, mi dispiace perché la lista sarebbe lunghissima, ho qualcosa ancora qui. Il 27 luglio dello scorso anno un signore anziano ha prelevato al bancomat della sua banca ed è stato seguito e malmenato. Ancora, le cose di Casamanica le sappiamo, e già abbiamo fatto alcune cose sul tema. Ancora, ad esempio, sempre nel nostro territorio, il 25 agosto 2015 ci sono stati due arresti per una tentata rapina in piazza dei Tribuni. Due bengalesi sono stati aggrediti da altri connazionali. Questo mentre c'erano anche dei clienti. O ancora, sempre nel 2015, a Don Bosco dei venditori ambulanti sono stati rapinati e picchiati in via Tuscolana, sempre da una banda di minori. Questo per dire che purtroppo, effettivamente, laddove non vi siano delle situazioni nelle quali comunque, come nel caso della sede del PD, che abbiamo fortemente tutti, unitamente alla sindaca, condannato, il tema è talmente ricorrente e ha così tante varie forme di reato d'odio che, fare un atto in questa sede solamente per indirizzato ad una persona potrebbe essere, secondo me, anche forse potrebbe anche sminuire la portata di quella che è per noi la costituzione di parte civile da parte appunto del Comune di Roma. Quindi non so se io con questo mio intervento posso esprimere anche il comune sentire dei miei colleghi. In realtà sono tematiche etiche su cui ognuno poi può fare le proprie riflessioni, ma proprio perché sul principio di eguaglianza sostanziale e formale, che comunque è così ben enunciato nella nostra Costituzione, e proprio perché comunque c'è questo degrado generalizzato, ma anche nel parlare, nel descrivere le situazioni, io sinceramente non mi sentirei in questa occasione di sostenere una rispetto a tutte le altre che comunque sappiamo sono avvenute anche recentemente. Quindi io mi invito magari a valutare ciascuno, a fare la propria votazione, e insomma noi lo sappiamo, molto spesso votiamo su temi etici, siamo lì tranquillamente, facciamolo, grazie. Ci sono interventi? No, a lei alla fine, sì, però puoi, se qualcuno vuole intervenire, se no io rilascio la parola alla consigliera Biondo. Allora, lascio la parola alla consigliera. Non avevo visto il consigliere. No, non ho capito cosa significa etica. In questo momento c'è una richiesta precisa per un atto che ripudiamo tutti. Tutto quello che lei ha letto lo ripudiamo altrettanto. Però in questo momento c'è una richiesta per quell'azione che è simbolica rispetto a tutto il resto. E quindi se un'amministrazione ritiene di costituirsi parte civile in quello, per quell'evento, è come se lo facesse per tutte. Quindi non è che ci può essere una questione che, io rimango sbalordito rispetto a certe parole che vengono usate. O si dice sì o si dice no. In questo momento c'è una precisa richiesta, c'è un atto che stiamo votando per quell'evento che abbiamo ripudiato insieme a tutti gli altri, ma che può essere significativo e giusto per tutti noi che comunemente ripudiamo qualsiasi gesto sgrammaticato e scorretto che lei ha posto in elenco. Non ci possiamo scusare nel dire, visto che ce ne stanno tanti, io non mi costituisco. C'è qualcuno che l'ha chiesto in questo momento? C'è qualcuno che l'ha chiesto, c'è un atto che stiamo per votare ed è simbolico rispetto a tutti gli altri. Grazie. Ci sono altri interventi o lascio la parola alla consigliera Biondo?
Non vedo mani alzate, quindi lascio la parola alla consigliera Biondo. Tanto a quest'ora non credo che qualcuno abbia voglia di ascoltarci. Lo so. Io ho apprezzato l'inizio dell'intervento della consigliera Ariano e ho apprezzato anche l'elenco delle segnalazioni, perché è chiaro, succedono aggressioni di vari tipi nel nostro territorio, purtroppo quotidianamente, e questa è una riflessione che dobbiamo fare. Però poi veramente resto senza parole rispetto alla conclusione e alla valutazione che la votazione su un atto del genere sia una questione etica, quasi una questione di coscienza. E mi sarei anche astenuta dall'intervenire, perché veramente rispetto, diciamo, a questa riflessione io la invito a riflettere su quello che ha detto, perché l'etica non c'entra nulla. Ma non mi posso astenere dal parlare, perché mentre noi siamo qui a discutere su ciò che è più giusto fare, ci sono delle persone che sono state aggredite fisicamente, che sono andate in ospedale e che ci stanno andando in questi giorni e che ci andranno nei prossimi mesi. E rispetto alle aggressioni che accadono in questo municipio, che ripeto sono di vario stampo, noi dobbiamo essere capaci di suddividerle, di individuarle a seconda di quello che è il movente, la motivazione che porta qualcuno ad aggredire qualcun altro. Ci sono delle aggressioni che avvengono nelle case, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte, ci sono delle aggressioni che avvengono a danno delle donne, ci sono delle aggressioni che avvengono tra criminalità organizzata in questo territorio, ci sono delle aggressioni che avvengono per furti, spaccio o rapine, ci sono delle aggressioni che hanno uno stampo politico chiaro, come è stata quella di Forza Nuova contro una sede del Partito Democratico, e ci sono delle aggressioni ancora più gravi che sono quelle che hanno uno stampo e uno sfondo di tipo razzista, perché quel fioraio non è stato aggredito semplicemente perché qualcuno quella sera voleva aggredire qualcuno. Quel fioraio, e noi questa cosa dobbiamo avere il coraggio di dircela, è stato aggredito perché aveva la pelle di un altro colore. Ah, non è così! Voi avete il coraggio di dire che non è così. Succede in tutta Roma che le persone egiziane del Bangladesh vengono aggredite per questo motivo. Spesso questi episodi vengono anche rivendicati da alcuni gruppi di estrema destra o semplicemente da degli stupidi criminali nella nostra città, e voi invece pensate che sia stato semplicemente un incidente di percorso, perché qualcuno alla sera tra il 2 e il 3 settembre passava per via Lemonia, era un po' nervoso e doveva dare un cazzotto a qualcuno. Questo mi state dicendo? Perché se state dicendo questo, fate bene a votare no, perché non avete capito qual è l'intenzione di quest'atto. E se invece il tema è che noi ci riferiamo semplicemente ad un episodio, inseriamo qui, ben venga, nel processo contro i responsabili di questa aggressione e di tutte le aggressioni sulle quali venga stabilito dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, ma è chiaro, nel caso di rinvio a giudizio del responsabile, ma mica ci mettiamo a fare i processi qua dentro, ma che abbiano un carattere razzista, perché di questo vogliamo parlare noi in questa città. Questo è l'atto del Partito Democratico, non stiamo parlando delle violenze che succedono a Roma, non stiamo parlando di un problema sicurezza in generale, stiamo raccontando che succedono delle cose e succedono per un motivo, che in questo caso si chiama emarginazione, si chiama colore della pelle, si chiama razzismo. Su questa cosa siamo d'accordo o no? Se siamo d'accordo, io vi invito a votare quest'atto, come è stato fatto tantissime altre volte dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e da altri comuni d'Italia rispetto a quello che succede su dei casi specifici nel nostro territorio. Se volete ci aggiungiamo anche la frasetta e su tutti i casi analoghi che vedano delle aggressioni di stampo razzista nel nostro territorio, a maggior ragione. È chiaro che però non possiamo costituirci parte civile su un processo, su dei processi o su dei fatti che non sono ancora accaduti, ma possiamo dare un indirizzo, è una risoluzione che noi stiamo consegnando alla Presidente del Municipio per rivolgerla alla Sindaca di Roma. Questo è. Non
non è permesso, così come non è permesso che una persona che viene uccisa perché gli viene rapinata non è comparabile a una donna che viene uccisa dentro casa sua dal marito, allo stesso modo un'aggressione che viene fatta contro di me stasera perché mi rubano il portafoglio non è comparabile a un'aggressione che viene fatta a qualcun altro perché ha la pelle di un colore diverso dal mio. Se questa cosa la capite ci intendiamo, se no è l'ennesima riprova che tutte le premesse che invece lei, consigliere Ariano, aveva fatto e che condivido sono solamente acqua fresca e parole al vento. Bene, dichiarazioni di voto. No, rispondere non può rispondere, dichiarazioni di voto si possono fare. Ah, ma per fatto personale? Non lo so, perché non ho capito su che cosa vuole rispondere. Eh? No. Devo solo capire che cosa state intendendo. Interventi? Che cosa? Io da qui non... perdonatemi, non so. Ah! Lei ritiene che ha detto una cosa diversa da quella che ha detto lei? Tre minuti. Proprio veramente sempre per esplicitare, è proprio perché io ritengo la distinzione di quelli che sono i reati relativi appunto al diciamo agli hate crimes e agli hate speech, cioè i reati quindi le condotte che hanno una rilevanza di tipo penale e che hanno ad oggetto un animus del soggetto di chi pone in essere quella condotta, quindi se parliamo di riferimento specifico nei confronti del soggetto che è vittima del reato, io ho pienamente contezza di questo. Io dico semplicemente che forse, ed è così che io ho letto quest'atto, quindi perdonatemi se io ho chiesto ai miei colleghi semplicemente di ragionare su quello che loro pensano, su questa specifica cosa. Io l'ho letto come un voler già attribuire un colore a questa tipologia di reato, semplicemente in questo senso. Quindi questa tipologia di condotta, cioè voler dare già un colore alla condotta che è stata posta in essere nei confronti di questa persona. Quindi ripeto, non, proprio perché secondo me sono degli atti di gravità elevatissima, per come è stato formulato a me ha dato un'impressione del voler già attribuire a questa condotta specifica un determinato colore. Allora, proprio perché amministrazione, ed avendo bene a mente di quanto sia diventato violento anche il dibattito politico nel voler necessariamente sempre attribuire un qualcosa che a volte va forse anche oltre le intenzioni di chi commette degli atti, allora dico va bene, per come è stata posta questa domanda io ho argomentato la mia interpretazione, e assolutamente su tante delle cose che penso che ci siamo ben chiariti. Grazie. Dichiarazioni di voto. Allora andiamo direttamente in votazione. Consigliere principale. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, questo è un tema che abbiamo affrontato più volte in quest'Aula e noi ribadiamo una ferma condanna a tutti gli atti di violenza in quanto tale. A prescindere dal sesso, dalla religione o dal colore della pelle di chi li subisce. Però dopo 2 anni e mezzo diciamo adesso basta slogan. Allora il mio invito alle opposizioni, soprattutto a quelle che hanno presentato l'atto, è: venite a lavorare in commissione, costruiamo insieme un percorso. Portate delle proposte in Commissione Politiche Sociali e Sicurezza, venite a lavorare seriamente. La politica non è solo l'intervento in consiglio davanti alle telecamere, è fatta di cose concrete, così noi la pensiamo. Le cose concrete sono
le cose andiamo, consigliera Biondo, consigliera Biondo, consigliere Principato, consigliera Biondo. Io capisco venite che lei ha un regolamento tutto suo nella testa, questo venite l'abbiamo fatto da 2 anni. Aspetti un attimo, consigliere Principato, le ridò il via, consigliera Biondo. Si sforzi una volta in una seduta di stare al regolamento che lei stessa ha votato. Andiamo avanti. Sì. Quindi concludo ribadendo che quello che stavo dicendo, la politica non è solo l'intervento in consiglio davanti alle telecamere, la politica sono le notti che noi passiamo a studiare gli atti. Rimanga in tema, Principato. E credo di essere nel tema, se non è così mi scuso. Esatto, però io devo spiegare le motivazioni rispetto al voto del nostro gruppo politico. Quindi dicevo, la politica non è solo l'intervento in consiglio davanti alle telecamere, ma è fatta di cose concrete. Esistono degli strumenti della politica, si chiamano commissioni consiliari, dove ci si viene, si partecipa attivamente, si portano delle proposte e noi, se le proposte sono concrete, serie e non solo per sponsorizzazione politica, ma si tratta di argomenti seri come questi, perché per noi questi sono argomenti di priorità, allora a questo punto, se si ha la voglia di sudare un po' e di alzarsi le maniche invece di fare la sparata in consiglio, magari possiamo arrivare insieme a una soluzione condivisa, perché questi atti sono solo pura propaganda politica, nient'altro, perché offendono tutte le altre persone che in questo atto non ci stanno. Non può essere una roba del genere, è offensivo nei confronti di tutti gli altri. Non si può prendere ad esempio un solo e unico episodio che anche noi condanniamo, è ovvio, qualsiasi offesa alla persona umana noi la condanniamo, verbale e fisica e psicologica, ma non si possono presentare questi atti così per fare propaganda politica. Volete lavorare? Vogliamo trovare insieme una soluzione? Venite a lavorare in commissione, alzatevi le maniche e venite di a voto, collaborare. Dichiarazione di voto, consigliere. Voto contrario. Dichiarazione di voto. Sì. No, mi sorprende, io faccio una dichiarazione dei voti rispetto all'atto che è un atto più importante, quello di costituirsi parte civile in un eventuale processo. Non vado a vedere questa roba, commissione o non commissione, cioè io non ci sono mica la Rai qua, non c'è mica la televisione Sky, siamo tra di noi, alla fine ci guarderemo tra di noi, evitiamo di dire queste eresie. Io penso che se l'avesse presentato... Ma la commissione è questa roba. Principato, basta, vado avanti. Principato, faccia finire questo intervento. Io penso che tanto stia tranquillo e faccia finire l'intervento. Avanti. Non volevo offendere la parte istituzionale, presidente. Riusciamo a fare vado avanti. Io voglio fare una dichiarazione di voto tranquilla e in serenità. Lasciategli fare la dichiarazione. D'ora in poi, viste le mie condizioni di salute, sarò molto dolce e tranquillo. Dico, non c'è né Sky, né TG1, né TG2. C'è una TV che modestamente però fa un servizio utile per i cittadini, e stiamo tranquilli che io onestamente non, neppure io mi guardo più da consigliere Principato. Tutti quanti per favore risedetevi e silenzio. Io ripeto, questo atto, se l'amministrazione, la nostra presidente del municipio vuole trasferire questo atto al sindaco di Roma, fa una cosa buona e giusta, perché costituirsi parte civile è una cosa importante, vuol dire che fa un passo importante, oltre a tutto quello che ha detto in aula e gli altri atti che approviamo, lavoriamo per farli in commissione. Questa è un'altra roba, dicevo, una cosa più grande, più importante. Non mi riferivo alla parte istituzionale che lei pensa che io abbia offeso, assolutamente. È importante che un comune piccolo, grande, rispetto a un episodio si possa costituire parte civile. La sindaca già l'ha fatto per altri episodi importanti su Roma. Che c'è di male che lo possa fare su questo? Poi non è detto che l'atto possa limpidamente andare avanti, è un gesto che si fa, la presidente lo chiede e si trasferisce al Campidoglio questo, come dire, obbligo. Io dico che è una cosa, un dovere importante. Poi se qualcuno di noi
pensa che le parole o questa delibera, quest'atto possa aver offeso la suscettibilità dei consiglieri, assolutamente stiamo sbagliando strada. Non è questo. Io quando ho letto l'atto, non ci sono stato mai in commissione quando è stato presentato, quando ho letto l'atto pensavo che era un atto tranquillo da votare tutti insieme, perché costituirsi parte civile vuol dire avere lungimiranza di quello che deve essere il segno di un cambiamento nel nostro territorio. Questo rispetto al gesto, che non è il telefonino sottratto dai bulletti che conosciamo su via Tuscolana e altri posti, è un'altra cosa questo. Per questo chiederei per favore all'opposizione, alla maggioranza, di valutare con altro aspetto quest'atto. Grazie, io voto positivamente, grazie. Bene, allora intanto sostituisco uno scrutatore, sì, Biondo al posto di Gugliotta. Di Giuliano, sì. Gugliotta se n'era già andato prima. Sì. Una dichiarazione? Ah sì, non, se non l'ha fatta sì, e non me ne ero... Assolutamente sì. Grazie Presidente, però veramente brevemente io... Diciamo, ci viene sempre propinato tra l'altro lo stesso frame, è sempre discorso, ogni volta si fa solo una grande confusione, ma soprattutto io non posso accettare, Presidente, che però noi veniamo anche, io non dico insultati, però siamo ancora nelle nostre... Guardi, ho qui il direttore, questo, gli insulti sono stati... Ma glielo devo dire! Ma finite parlando! Finisca! Ma perché? Cioè questa cosa con me ce la fa? Io non ho non dico insulti, però non posso permettere che un'opposizione che presenta atti, e mi dispiace per voi, ma ve li dovrete continuare a prendere questi atti, fino a che? Perché noi sempre lì stiamo, quindi o lo capite oppure continuerete a votare no, però vi chiedo almeno per rispetto delle nostre intelligenze e anche della nostra pazienza di evitare di fare le premesse che voi condannate tutto, perché la condanna a parole purtroppo oggi sta cominciando a stancare e bisognerebbe passare ai fatti. Gli inviti a lavorare nelle commissioni competenti, ragazzi, noi possiamo anche farci gli atti migliori del mondo, tra l'altro i pochi che abbiamo presentato vengono anche abbastanza maltrattati, ma di fronte a delle cose così importanti, se ci troviamo di fronte a delle questioni di etica oppure al pensiero semplice di un consigliere che ci viene a dire che noi veniamo qui a fare dello spot, dove vi assicuro che con i voti sull'immigrazione e sugli attacchi di segnale non è che siamo qui a fare della propaganda, non è grave, è il segno della vostra incomprensione nei nostri atti, è il segno profondo di questa maggioranza che sta continuando a dare da 2 anni e mezzo. Quindi da quello che fate e da quello che votate, per noi ci sono segnali chiari ed evidenti che state da un'altra parte. Vi chiedo la cortesia di evitare di fare ogni volta le condanne a voce, che poi non trovano un riscontro e un briciolo di concretezza rispetto agli atti che vi vengono presentati. Mi dispiace, perché in Campidoglio invece quest'atto aveva trovato un suo accoglimento in una precedente, purtroppo anche recente situazione, e quindi forse saremo costretti a riferirci direttamente in Assemblea Capitolina per vedere almeno un segnale piccolo per questo territorio, che come al solito ha perso con questo consiglio la buona occasione per dimostrare da che parte sta. Votazione. Un attimo. Ragazzi, scusate, andiamo avanti? Ma lei deve andare avanti. Ok. Votazione. Favorevoli. Contrari. Era la risoluzione in commissione, ci va. Contrari. Astenuti. Prego.
Ragazzi. Respinta con 13 voti contrari. Il Consiglio chiude alle 19:37.